Ragazzi, qua abbiamo Sofia. Eccola qua, questa bellissima bambina con il papà Piero. Guarda, guardate, 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 ragazzi. Aspetta, aspetta, facci vedere. Brava, amore. Due bei sugarelli. Brava, Sofia. Due alla volta, papi. Sì, Complimenti, ma che bello. Ce l'hai? Chi che c'è? Ah, qui abbiamo l'ingegnere. Vai, sugarello. Qui abbiamo Carlos, tutto in diretta, ragazzi. Mamma mia. L'hai perso? Ah. Va bene, però comunque l'attacco c'è stato, eh. Fantastico. Vediamo un pochettino. Ah, qua Nino ha già messo dei pesci dentro al secchio, eh? Uno l'ha preso adesso, bravo. Come sempre il panorama è eccezionale. Bello, bello veramente. Lì c'è una barchetta. Perché abbiamo avuto una bella mangianza qua davanti. È il team hobby fishing. L'ingegnere è ancora con noi. Giulio, allora? Grandissima. Cos'è ancora qua? Sì, dalla coda. Ah, dalla coda. Perché ce n'è pochi per quello. Allora. Carlos, non mi dici niente? È lì. Fa vedere, guarda lì che bel sugarello. Bravo Carlos. Bravo, bravo. È l'ingegnere che ci fa la coppietta. La doppietta, la doppietta. Spettacolo. Belli. Eccola qua Sofia, impegnatissima, guardate che sugarello, ma brava Sofia. Lei l'aveva detto, vengo a pescare perché voglio prendere più pesci del papà, e infatti guardate che bel sugarello. Voglio dare la lezione al papà. Lezione al papà, brava Sofia. L'ho preso con due ami, quindi non poteva mai perderlo, vero amore? Sofia, guardami. Bravissima! Bella Pietro! Quindi i pesci si prendono solo con hobby? Hobby fishing! A pesca con hobby fishing! Ecco qua i sabichi che stiamo utilizzando, ragazzi! Sabichi Bersa Multicolor, fluorescente e bianco fluorescente, ragazzi. E l'ingegnere ha colpito a spinning col metal jig, vediamo cosa ha preso. Mamma, ragazzi, guarda che bello. Ho visto che saltavano. Sì, guardate, 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 è una bella cavalla, un cavallone questo. No, se l'ha amata. Va bene, dai, sei sempre un grande ingegnere. Va bene, dai, divertito. L'ingegnere aggancia un'altra volta, vediamo se ce lo porta a bordo. Forza, sempre a spinning con il metal jig. Eccolo qua sotto, ragazzi. Eccolo, eccolo, un bel cavallone. Ma si sono già soddisfatto. Mamma, ragazzi, c'ho 22, eccoli. Bravo Ale, Alessandro l'ingegnere, colpisce ancora, e non solo in acqua dolce ma anche al mare, eh? Fammi vedere bene, avvicinati per piacere. Bello. Complimenti Ale, grande. Ottimo.
Ragazzi, sabato 11 giugno, ore 23 circa, giudicate voi cosa ci abbiamo qua sotto la barca. Ed è sempre così, ogni uscita con hobby fishing, ragazzi, il mare ci dà tanto pesce. Prenotatevi ragazzi la vostra uscita con hobby fishing e vi divertite sicuramente. Ciao ragazzuoli e sempre buon mare. Ecco Renato alle prese con la cavalla. Eccola che arriva. Grande Renato, che spettacolo. Filetto di sarda, piombettino leggero e vai alla grande. Bravo Renato. È la cavalla, ragazzi. Eccola. La cavallona. Una volta ve la faccio vedere bene la cavallona. Guardate che bella, ragazzi, eh? Ci stiamo divertendo come dei matti. Vai Carlos con la cavalla. Carlos con la cavalla. Bravissimo. Vai, faccela vedere. Grande. Una bella cavallona. Una bella cavallona. Bella. Bravo Carlos. Una secchiata di pesce, guardate che belli che sono. E l'ingegnere si è difeso bene, un bel frigo di cavalle. Vai Nicolas. Mamma mia come tira, ragazzi. Eccola. Fai vedere Nicolas. Ah, che bella cavallona. Fantastico. Bella. Ingoiato. Che bella, ragazzi. Pieno di forza. Eh sì. Ottimo, direi. Bella Nicolas. Eccoci qua che rientriamo in porto, ragazzi. Lasciamo alle nostre spalle il mare e si rientra in porto. La serata è andata bene, abbiamo avuto tante catture, cavalle, sugarelli. Qua ci sono gli amici, il Giovanni, Giulio, Nino, l'ingegnere Alessandro. Poi ci abbiamo Daniel. Eccoli Daniel. Ciao. Ciao Carlos. Grande. E ragazzi, gli altri due sono giù che stanno riposando. Comunque dai, ci siamo divertiti. C'era veramente tanto pesce. C'è chi ne ha preso di più, c'è chi ne ha preso di meno. Comunque ne abbiamo preso, dai. È stato bello. Vi saluto a tutti. E ciao. Alla prossima. E sempre con hobby fishing, ragazzi.